Testine, braccetti, sterzo della Panda Young anno 2000, telaio 141, hatchback. Ho pensato, visto che le ho cambiate perché erano veramente vecchie come il cucco, e una di queste, non questa, ma questa, ballava, e quindi non riuscivo a regolare la convergenza e la campanatura dal gommista, allora sono state sostituite. Come vedete sono simmetriche, sono identiche tra loro, destra e sinistra. Questa è un'ottima cosa, sono molto belle. Potrei farci un, forse una è, una è più lunga, vabbè, ma sarà una differenza di produzione, sarà un produttore diverso. Comunque ho pensato di smontarle in modo da vedere come sono fatto dentro. Ho iniziato tagliando la gomma che era rotta, ora sto tagliando questa, ma vedo che ci sono delle molle. Sicuramente per togliere queste molle io mi farò malissimo. Questo coltello è spettacolare. Cerco in tutti i modi di tagliarmi un dito. E comunque, questa è buona. È buona. Qui c'è una molla. Vediamo. Questa gomma. Si può tagliare. Ora sto veramente mettendo alla prova questa lama, la sto sicuramente rovinando. Ecco qua. Vediamo. Riesco a... Forse adesso la molla può uscire, esatto, ora la molla esce da sola. Una molla di colore rosso. E qua c'è la testina. Se ci riesco magari diamo una pulita, eh. Se trovassi un fazzoletto, uno straccio, qualcosa, ma ovviamente... Ovviamente non trovo niente, un bel niente. Beh, a questo punto vediamo se riesco a farmi veramente del male provando a... Ah, guarda, questa molla esce pure lei adesso. La molla è uscita e l'altra guarnizione pure. Ah, ma questo è schiacciato a pressione qui dentro. Questa sembra una coppiglia o qualche cosa di simile. Eh sì. Va bene. Ce la teniamo così. Prendo uno straccio e guardiamo meglio. Non che ci sia molto da vedere. Però c'è una sede con uno snodo a sfera. Questo era ancora buono, però. Forse aveva delle tacche. Sembra intaccato qui. Mentre questo è quello difettoso. Quello che si muove. Vediamo la differenza. Squartiamo questa gomma
Ecco, intanto ruggine e non c'è un filo di grasso. Ecco perché era difettoso. Si è consumato e la ruggine, ecco, questo vuol dire farsi del male. Ed ecco qua la differenza. Questo è completamente arrugginito. È un sacco di gioco, perché mancando il lubrificante si è pian piano consumato. Questo era difettoso e quindi la buona pratica è di cambiarli insieme in modo che siano identici. Bene, e questo è quanto. Dimenticavo di aggiungere che sono evidentemente di marche diverse, perché uno ha le molle rosse e l'altro ha le molle bianche. Ecco anche perché visivamente sono leggermente differenti. Questo collo qui è più lungo, qui è più corto, quindi queste sono due marche differenti. Sono stati sostituiti in tempi differenti. La buona pratica è di cambiarli insieme in modo che siano della stessa marca e si consumino allo stesso modo, ma evidentemente chi ha fatto la manutenzione non ha fatto un buon lavoro. Vedete, questo è differente, si vede anche da qui. Qua c'è un logo, chissà se si riesce. Questo non ha nessun logo apparentemente. Sì, non c'è nessuna indicazione della marca su questo, che è quello che funzionava, mentre questo ha una specie di logo, ma non si legge e non ce ne frega niente.